Ciao, sono Fani e bentornati sul mio canale. Quelle che vedete qui sono solo alcuni esempi di elf doors che ho realizzato personalmente a mano. Se non sapete la storia delle porticine degli elfi, qui sotto in descrizione trovate la spiegazione della leggenda. Perché ho deciso di realizzarle? Tutto è partito da un mercatino di beneficenza. Praticamente la scuola dell'infanzia dove va il mio bambino ogni anno organizza un mercatino e il ricavato va a sostenere appunto la scuola stessa. Quindi i genitori si organizzano e con le maestre di questa scuola dell'infanzia fanno un mercatino e creano degli oggetti personali. Ognuno crea qualcosa che poi verrà venduto al mercatino e il ricavato appunto andrà alla scuola stessa per acquistare materiale o cose varie. Quindi nel mio piccolo ho deciso di creare queste porticine che andranno donate interamente alla scuola che le venderà. Adesso partiamo con il video così vedrete le lavorazioni che ci sono state e come l'ho costruita. Vi ricordo che io magari vedrete macchinari come un bancosega, seganastro. Potete realizzare tranquillamente anche con un seghetto alternativo o con qualunque altro materiale. Comunque, io vi lascio al video e ci vediamo dopo.
Bene, il video è terminato. Come abbiamo visto, ci sono mille possibilità di creare in qualsiasi maniera le nostre elf doors. Io praticamente mi sono sbizzarrito un po' con i classici colori natalizi. Ho aggiunto delle pigne vere, raccolte personalmente, degli aghi di pino. Grazie alla fustellatrice sono riuscito a creare queste decorazioni. E l'idea, secondo me, la migliore è stata appunto questo cartellino. E le scritte create grazie a una collega, una mia amica, che ha un canale YouTube anche lei, si chiama Paola e gestisce un canale che si chiama Lab 66 Milano. Andate a vederlo perché è veramente fantastico e mi ha aiutato molto con queste scrittine che danno quel tocco in più, secondo me, veramente belle. Quindi io spero veramente che al mercatino vengano vendute perché secondo me sono veramente, veramente fantastiche. Quindi sono contento di questa iniziativa, di poter contribuire anch'io nel mio piccolo a questo mercatino che si terrà. Bene, il video è terminato, io non ho altro da dire se non iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, commentate se vi è piaciuto il video, cosa non vi è piaciuto, anche se avete critiche non è un problema, scrivetele pure. Vi invito anche a seguirmi sui miei vari social, in particolare su Instagram, perché lì pubblico foto anche di altri lavori oltre a questo che ho fatto, quindi andate a vederlo, andate a dare un'occhiata e così potete rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. Quindi Instagram o Facebook, lì è dove pubblico più cose. Ho anche un sito internet da vedere. Bene, io non ho altro da dire, se non ci vediamo al prossimo video.